Uomini e donne, Federica Beninca, frecciatina velenosa Soleil? Federica Beninca di Uomini e donne attacca Soleil Sorge. Pare davvero non esserci un solo attimo di pace per la bella Soleil Sorge. Difatti, dopo essere stata sorpresa insieme a Marco Cartasegna la scorsa settimana, scatenando una furiosa polemica sui social, ieri, ospite a Pomeriggio 5, ha dichiarato di aver scoperto che il fidanzato Luca, prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, sarebbe rimasto in contatto con Giulia Latini a sua insaputa. Finita qua? Nemmeno per idea, perché la ex corteggiatrice di Uomini e donne ha anche attaccato duramente il fratello del suo compagno, reo di non averla sostenuta. Inutile negarlo, queste sono state dichiarazioni, che hanno innescato un'altra furiosa bufera sul web. E se poco fa Giulia Latini si è difesa su Instagram, asserendo di non averci mai provato con Luca Onestini, proprio in queste ultime ore ecco rompere il silenzio anche Federica Beninca. Chi è quest'ultima? La ex fidanzata di Marco Cartasegna, attuale tutor di detto fatto e acerrimo rivale di Luca Onestini. E, come riportato dal blog Il Vicolo dell'NFS.it, qualche ora fa ha scritto su Instagram un post, asserendo in inglese: Endless love maggiore di endless trone, infinito amore maggiore di trono infinito. Parole che hanno subito fatto pensare alla maggior parte dei supporter del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi a una frecciatina, nemmeno troppo velata, indirizzata alla Sorge. Uomini e donne, Federica Beninca e Soleil Sorge ai ferri corti. Nonostante sia Luca Onestini a essere nella casa del grande fratello VIP, pare proprio che sia la sua fidanzata Soleil Sorge a far molto discutere i numerosi telespettatori. Difatti, nell'ultima settimana ha litigato un po' con tutti. E tra questi ha tuonato anche contro il fratello del suo fidanzato e Federica Beninca, accusandoli duramente di essere alla ricerca di notorietà. Attualmente il fratello dell'ex tronista di Uomini e donne ha preferito non rispondere a tali accuse, mentre la Beninca ha scritto un post sul noto social network Instagram, che ha subito fatto pensare a una frecciata velenosa indirizzata alla bella Soleil. Sarà davvero così? Insomma, dal momento in cui Soleil e Marco sono stati sorpresi una settimana fa insieme, non c'è un solo giorno in cui non emergono nuovi particolari su questa intricata faccenda, tra botte e risposte al veleno sui social, rivelazioni shock e silenzi assordanti. Verrà data l'opportunità alla bella opinionista di Pomeriggio 5 di confrontarsi con il fidanzato nella prossima puntata del Grande Fratello VIP? Ovviamente i tanti fan dei due fidanzatini lo sperano ardentemente,